Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantando Libertà. Eccoci con Carmen Cambio, oggi parliamo di acustica. Sì, parliamo di acustica. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Canta, 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 cantare libertà. Allora, diciamo subito che tu sei esperta in acustica. Sì. E poi dici tu quello che... Sì, sono laureata in ingegneria dell'architettura e poi ho deciso di specializzarmi nel campo dell'acustica, quindi ho preso una, diciamo, specializzazione, mi sono perfezionata appunto come tecnico competente in acustica. Oh, bellissimo, è quello che ci serviva perché spesso mi chiedono, ma io voglio insonorizzare la mia stanza... perché i vicini non mi devono sentire, per sentire meglio il suono, insomma, quello che cosa si deve fare, quali materiali si possono prendere, cioè da soli a casa. Sì, allora, come prima cosa vanno distinte due forme di isolamento, quindi c'è il fono isolamento e il fono assorbimento. Quindi quando parliamo di fono isolamento vuol dire che ci stiamo isolando dagli altri, quindi dai vicini, isoliamo noi stessi, quindi dal rumore che può entrare nella camera, nella stanza, ma isoliamo anche i vicini dal rumore che facciamo noi, che è quello che credo interessi maggiormente in questo momento. Esatto. Poi, invece, quando parliamo di fono assorbimento, il fono assorbimento serve principalmente per avere all'interno della stanza il comfort acustico, che quindi ci permette di cantare, suonare senza sentire il suono in maniera distorta o comunque senza avere problemi sonori all'interno della stanza. E infatti quello che mi succede, io entro in una stanza molto grande, soprattutto se è vuota, sì, e quindi sentiamo questo rimbombo, questo reverbero. Esatto. Che spesso si confonde con l'eco, no? Diciamo l'eco come risonanza, però l'eco è un'altra cosa, vabbè, poi questa è una cosa che possiamo vedere in seguito. E quindi per eliminare questo riverbero, perché che cosa succede? Quando noi mettiamo ad esempio una base musicale, sì, i suoni si accavallano con la voce, certo, diventa tutto... Certo, le onde sonore riflettono sulle pareti e quindi quello che succede è appunto quello che sentiamo, tanti rumori diversi. Il caos acustico. Esatto. Ok, quindi questo si può, diciamo, risolvere questo problema eliminando, quindi non isolandoci. Non isolandoci, ma aumentando l'assorbimento della stanza, meglio. Okay. Andiamo ad agire su quella che è la riverberazione, come hai detto prima, il riverbero, sì, che altro non è che la coda sonora, cioè in parole povere, se si battono le mani sentiamo che il suono continua, quella è la coda sonora del suono. Ok, quindi in questa stanza ad esempio è abbastanza asciutto il suono, è giusto, un pochino, esatto, che è quello che serve. Esatto, sì, perché la riverberazione non va eliminata completamente. E, perché altrimenti la stanza diverrebbe, in gergo quasi tecnico, sorda, quindi okay, non suonerebbe più. Okay. E quindi la riverberazione è necessaria, ma nelle giuste quantità. Ok, diciamo così. Quindi veniamo, diciamo, alla cosa pratica. Sì. Per l'assorbimento, quindi se io ho una stanza e abito in campagna, no? Non ho i vicini, sì, quindi non voglio isolarmi con l'esterno, come faccio per insonorizzarla, per l'assorbimento, per eliminare questo, allora, riverbero? Sì, allora, se andiamo ad agire sull'assorbimento, la cosa migliore è applicare dei pannelli sulle pareti, ovviamente non ricoprendo tutta la parete, altrimenti, come abbiamo detto prima, il suono, cioè la stanza non suonerebbe più, ma tipo applicando la stacchiera. Sì. E soprattutto applicandolo negli angoli, perché negli angoli ci sono dei problemi, soprattutto per le stanze molto piccole. Ah, ok, diciamo nell'angolo si fa un po' la lotta. Sì, quindi... si vanno a creare dei modi particolari in cui suona la stanza, sì, e quindi, In quel caso esistono proprio delle spugne che, esatto, si chiamano... Esistono delle spugne, ma anche proprio degli elementi che si possono inserire angolari, okay, che si chiamano bass trap. Bass trap. E intrappolatori di bass. Esatto, sarebbe. Esatto, okay, perché
in realtà le frequenze che danno più problemi, ora entro un po' sì, più sì. nello specifico, le frequenze che danno più problemi sono le frequenze basse, quindi okay. quelle al di sotto, soprattutto dei 100 Hz. Oh. Esatto, tipo oh. questa. Quelle che io non ho, capito. Va bene, quindi tu stavi parlando di pannelli. Questi sì. pannelli sono... come sono? Cioè, che cosa dobbiamo cercare? Allora, ci possono essere di diversi tipi, di diversi materiali. La cosa importante è che siano o fibrosi o porosi. Sì. Cioè, praticamente... Però se noi cerchiamo tipo su internet o andiamo in un negozio specializzato... Sì. Tipo pannelli fonoassorbenti. Sì, pannelli fonoassorbenti. Quelli esatto, sono quelli sì. piramidali, diciamo, tipo sì, anche quelli. Anche quelli anche quelli. Ce ne sono tanti. Ce ne sono di tantissimi tipi. Diversi colori. Io in questi sì. anni ho avuto necessità, quindi ho fatto un po' di ricerche. Comunque, sì. diciamo, pannelli diciamo che quelli più economici, eh. meno, sì, quelli che ti vengono a costarti sì, meno facciamo. Sono proprio... e se qualcuno ha intenzione, quindi, di... creare il comfort acustico per cantare o per suonare, può cercare sì pannelli fonoassorbenti piramidali e quelli sono appunto quelli meno costosi. Ah, benissimo. Perciò forse in Egitto ci sarà un'acustica brutta, hanno fatto le piramidi e mo si sente meglio. No, mi dispiace ma no, non è così, non okay. credo proprio. Cancellate quello che ho detto. Quindi e non dobbiamo riempire quindi tutte le pareti completamente, no, ma solo a pezzetti in modo da assorbire, ma non completamente di asciugare il suono. Esatto. E questo è quello che possiamo fare. Se abbiamo una parete troppo alta, ad esempio, o si abbassa... Sì, tipo nel caso in cui abbiamo un ambiente molto alto, converrebbe anche diminuire l'altezza. E sì. Questa cosa si può fare creando dei controsoffitti, okay. e un cartongesso, e, sì. oppure, più nello specifico per chi ha più soldi da spendere, potrebbe trovare altri vari modi, tra cui appendere dei pannelli, anche quelli assorbenti, però okay. insomma la cosa, insomma, non so se è più semplice in realtà, però sì. un'idea può essere abbassare il controsoffitto se si e può. Mettere magari delle spugne anche sul soffitto. Esatto. Ok. Esatto. Benissimo. E questo è per quanto riguarda l'assorbimento. Mentre sì. se noi ci volessimo isolare, quindi i nostri vicini hanno i bambini che dormono, il cane che piange, ormai esistono i cani che piangono. Fanno i turni al lavoro, quindi la mattina dormono, il pomeriggio presto dormono, eccetera. Quindi per evitare le discussioni che ci possono essere sì. in un condominio, giustamente, io dico, ma io canto alle 5, alle 6 di pomeriggio. No, mi dai fastidio ugualmente. Isolati. E quindi come si fa? Allora, l'isolamento è un po' più complesso dell'assorbimento e quindi del comfort acustico della stanza, perché vai ad agire, non dico strutturalmente, ma quasi sull'ambiente che hai. Ok. Quindi bisognerebbe, la cosa migliore, soprattutto per chi suona strumenti musicali come la batteria, che creano delle vibrazioni potenti, sì. la cosa migliore sarebbe creare una stanza nella stanza che ah. si chiama box in the box, appunto, ah, ecco. e, in modo tale da isolare l'ambiente anche dalle vibrazioni, perché sì. appunto il suono si può trasmettere sia per via aerea, quindi l'onda sonora sì, che noi sentiamo, esatto. Sì. sia per via solida, quindi tramite via. Vibrazioni. Attraverso i muri, esatto. il pavimento, il soffitto. Esattamente. Quindi noi dobbiamo fare in modo che il suono non arrivi, diciamo, alle pareti della stanza originarie o al sì. pavimento. O meglio, che venga, comincia ad essere smorzato prima di arrivare a quelle ah, pareti. Ah, ok. E quindi in questo caso che cosa bisogna fare proprio? Appunto, andrebbero create delle, per quanto riguarda le pareti, andrebbero create delle contropareti, appunto, okay. in cartongesso, cioè generalmente si utilizzano quelle in cartongesso, sì. Non attaccato alle pareti, per dirlo in parole spicce, sì. ma bisogna creare un intercapedine, quindi lasciare uno spazio tra
le lastre di cartongesso e la parete in mattoni, cemento, sì, insomma, quella che abbiamo a casa, quella che sì, sì, di cui è fatta la struttura del nostro edificio. E questa intercapedine può essere, può sia rimanere vuota, sia essere riempita anche in quel caso con del materiale isolante, quale può essere la lana di vetro o la lana di roccia. Ah, ok. Quelli più utilizzati sono okay, questi. Sì, ce ne sono altri, però appunto mi riferisco a quelli quindi, più utilizzati. Pannelli tipo 5-3 centimetri, non lo so, di distanza dal muro. Anche qualcosa anche in più. 5. Se è possibile anche tipo tra gli 8 e 10 centimetri. Oh, 10 centimetri, sì, in modo che abbiamo più spazio di esatto, isolamento, quindi più è lontano dal muro. Esatto. Ovviamente la stanza si ripicciolirà un pochino. Sì. Un po', è chiaro, perché togli 10 centimetri da ogni lato. Ma questa io... cosa va bene, perché però... va ad agire sulla volumetria della stanza, che anche questa incide sul riverbero. Più quindi... è piccola e meno riverbero. Esatto, cioè, quindi vai a chiasso, facciamo. Sì. E quindi puoi mettere questa... Ovviamente questo è difficile farlo da soli a casa, però io chiamerei un cartongessista. Sì, o sì, sì. Delle persone... lo sanno fare, lo sì, facciamo e quindi ci isoliamo dal muro e anche dal pavimento però. Sì, anche il pavimento andrebbe insomma isolato da quello che è il solaio originale. Esatto. Non basta tipo un tappeto come ci potrebbe bastare per isolarlo, diciamo per l'assorbimento, sì, un tappeto assorbe. Ma non isola, no, diciamo, completamente. Non isola, non okay, isola, perché appunto le vibrazioni arrivano e quindi ai poverini che sono sotto. Ci mettiamo delle pedane, non so come si... Sì, si viene a creare, cioè bisogna creare un pavimento cosiddetto galleggiante. Ah. Quindi va creato appunto un pavimento inserendo degli antivibranti, sì, o degli smorzatori, su cui poi viene creata la nuova pavimentazione. Ok, perfetto, quindi ci piace. Stessa cosa. Molto semplicemente, cioè, detto così è molto semplice, poi ovviamente sì, bisogna fare la regola d'arte. Esatto. La posa d'opera è molto importante in questi casi, perché altrimenti il suono può scappare in qualche modo. Può passare. Esatto. E magari ci troviamo a aver fatto un lavoro inutile. Esatto. Sì. Quindi, va bene, voi comunque, se avete necessità, avete qualche domanda, se ci è sfuggito di dire qualcosa in particolare, scrivetelo nei commenti, qualsiasi domanda voi abbiate. Se volete farvi seguire in un vostro progetto da Carmen, ad esempio, ci può fare, scrivetelo, io vi do i contatti per poterlo fare in maniera precisa. Diciamo così, si può fare. Va bene, io ti ringrazio. Grazie a te. Anche a nome di tutti quelli che mi chiedevano questa cosa. E ci vediamo alla prossima puntata. Ciao.